Il più grande sequestro della storia in Italia. A due giorni dall'operazione che ha portato all'arresto di 40 tra vertici e gregari del clan Polverino, un nuovo colpo al sodalizio criminale. Un maxi sequestro per un valore stimato di oltre 1 miliardo di euro. Attività commerciali e imprenditoriali riconducibili alla cosca attiva nell'Interland a nord di Napoli. Erano mesi che i militari controllavano e vigilavano sulle attività dei malviventi. I Polverino, infatti, nello scenario criminale campano stavano espandendo sempre più il loro predominio, gestendo, oltre al traffico di sostanze stupefacenti, anche altri affari. In regime di quasi monopolio controllavano la produzione e la gestione di numerosi prodotti alimentari come farina, pane, carni, uova e caffè. I tentacoli del clan si erano accaparrati inoltre rilevantissime attività nel settore delle costruzioni edili e del calcestruzzo, tutte sostenute grazie al riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di droga che vede il gruppo malavitoso operante costantemente sull'asse Napoli-Spagna meridionale. La pericolosità dei vertici della cosca e la loro organizzazione ricorda i casalesi dell'era prestragista. Lo sottolinea ai nostri microfoni il colonnello Mario Cinque, a capo del comando provinciale di Napoli. I casalesi dell'era prestagista, insomma, quella capacità di ottenere proprio dal territorio tutto quello che è possibile ottenere in termini di rendite economiche illecite e di reinvestirle in attività che sono molto lontane dalla loro origine.